Lo scorso mercoledì 7 maggio al liceo Ettore Majorana di Guidonia si è svolto l'incontro tra i candidati alla carica di sindaco e gli studenti dell'ultimo anno. Con l'occasione gli aspiranti primo cittadino hanno presentato ai giovani le loro proposte e i loro programmi in vista delle prossime elezioni amministrative del 25 maggio. I ragazzi presenti in aula si sono mostrati incuriositi, ponendo domande interessanti a tutti i presenti. Non so come ancora dopo non so quanti anni non si sia pensato a mettere due persone, un defibrillatore, un qualsiasi cosa per... Vabbè, diciamo almeno un pronto soccorso, proprio le prime cose più urgenti. Benissimo. Se non l'ospedale, almeno il pronto soccorso. Almeno quello, diciamo che se l'ospedale è una spesa un po' chiaro, troppo... Poi un'altra domanda. L'incontro ha fatto emergere varie tematiche, come le esigenze delle frazioni dimenticate, la viabilità, ma soprattutto le criticità ambientali del territorio. Io sono a Setteville e sono 10 anni che non è cambiato niente. C'è una zona verde grandissima intorno alla chiesa che può benissimo essere utilizzata, perché secondo me è una cosa che può svoltare un'area ricreativa. Silenzio, il ragazzo dice le attrezzature che c'è un'area verde vicino alla chiesa di Setteville che potrebbe essere utilizzata per altre cose. C'è un territorio immenso. Come voleva affrontare il problema del lavoro, perché è bellissimo dire che tutti possono, devono avere un lavoro a Guidonia, ma senza strutture in una città abbiamo dei problemi. Come lo vuole affrontare il problema del lavoro? Buono l'esito dell'iniziativa e sicuramente una buona occasione per avvicinare i ragazzi al mondo della politica, sensibilizzandoli al voto. Io sono Ilaria Battistini, ho 28 anni, sono il candidato sindaco per i Verdi. C'è bisogno che tutti i ragazzi, tutti i giovani si rendano conto che comunque sia sono importanti per il futuro, che il futuro va in mano a loro e che siamo noi che dobbiamo portare avanti quindi il nostro territorio. Siamo noi che dobbiamo prenderci cura di lui e cominciare ad partecipare attivamente al discorso politico. Pur mantenendo noi comunque un discorso che si basa principalmente su tutto ciò che riguarda l'ambiente e l'ecologia, abbiamo voluto dar voce a tutte le esigenze dei giovani e quindi il nostro programma, diciamo, che va dall'importanza, diciamo, del compostaggio dei rifiuti porta a porta, andando a creare un compost di qualità. Di cambio, giugno 2009, divento sindaco di questa città. La prima preoccupazione è stata la sicurezza e l'ambiente. E portammo 36 carabinieri a Milano, dopodiché abbiamo fatto il commissariato di polizia, non si chiama ancora tale, ma in realtà i numeri per essere un commissariato di polizia di 42 poliziotti. Dopo abbiamo fatto la dogana della finanza all'interno del CAR, Centro Agroalimentare di Guidonia, poi per i due finanzieri. Questa è sulla sicurezza. Per quanto riguarda l'ambiente, credo che tutti quelli di Guidonia ormai sappiano che siamo l'unico comune della provincia di Roma che fa il porta a porta spinto. Siamo l'unico comune della provincia che fa discarica zero. Ho chiuso la discarica. Ma dico ho chiuso la discarica significa che ho dovuto fare un'ordinanza sindacale, cosa molto complessa e difficile, perché so che le discariche sono di competenza regionale e prefettizia, o il prefetto o il presidente della regione. In quel caso il sindaco di Guidonia e nessun altro, il sindaco di Guidonia e nessun altro, ha disposto un'ordinanza sindacale sanitaria e ha disposto la chiusura definitiva della discarica. Io spero che questo incontro che fate con me vi porti a pensare alla Guidonia del domani. Nei miei manifesti non c'è un attacco alla vecchia politica, c'è il tentativo di dire grazie a coloro che hanno costruito questa città che ci ospita, ma noi andiamo avanti. Il tentativo è quello di avere un compasso e di non girarlo mettendolo alla data di oggi 30 anni indietro, ma di rigirarlo e metterlo 30 anni avanti. E io penso che questo messaggio possa e debba passare soprattutto a voi, come possa e debba passare la rivoluzione arancione che vogliamo mettere in campo per la città di Guidonia e Montecelio. Potrei anche qui dire che sono questo, quello e quell'altro, ma non servirebbe a nulla. Io sono un cittadino di Guidonia che ha voluto candidarsi a sindaco, sono una persona semplice, normale, come ce ne sono tantissimi, che ama questa città, che è nato in questa città. Io vengo qui con molta umiltà
a dire che la mia città dei sogni è una sola, è una città dove tutte le persone che vi vivono possono lavorare, dove tutti i ragazzi che studiano con grande sacrificio al termine dei loro studi possano dire oggi ho la speranza di avere un lavoro, dove i genitori di questi ragazzi non perdano il lavoro come sta avvenendo in questi anni. Questa è una città che io desidero che ci sia. Forse questa è una città dei sogni. La mia città ideale è quella in cui ognuno, dai giovani agli anziani, abbiano la loro dignità e non debbano chiedere la carità a nessuno. Grazie. Buongiorno a tutti, sorrido perché chi mi ha preceduto ha prospettato una città dei sogni e visto che fa politica da 30 anni è una città che rimane nei sogni. E vi invito a studiare, perché per me parlare di programma significa citare esempi positivi, e per quanto riguarda la politica, visto che io sono il candidato del Movimento 5 Stelle e mi presento per combattere la vecchia politica, il candidato del Movimento 5 Stelle vuole combattere la vecchia politica e lo fa con che cosa? Con lo strumento della cultura. Lo strumento della cultura è fondamentale. Dante, nel primo canto della prima cantica l'inferno, da chi si fa guidare? Chi è che incontra? Dai, facile! Virgilio incontra la cultura. E cosa dice a Virgilio? Tu sei lo mio maestro e lo mio autore. Tu sei solo colui da cui io traggo lo bello stilo che mi ha fatto onore. La cultura ci salverà, ragazzi, e ci farà capire dove sono le bugie. Dove sono le bugie? Ce lo farà capire.